Siamo nel refettorio antico del monastero di Monteripido a Perugia. L'occasione è speciale perché c'è una cena di beneficenza che ha organizzato proprio il Dipartimento di Economia, diciamo come inaugurazione di questo triennio, dopo che un paio di mesi fa è stato eletto come nuovo direttore del Dipartimento il professor Marcello Signorelli, che abbiamo con noi e che ringraziamo. Allora, professore, questa iniziativa come buon viatico del prossimo triennio, della sua direzione? Sì, io sono legato a Monteripido, mi sono appoggiato qui come alloggio per tanti anni e sono legato alle persone, anche alcune che ci vivono. Ho voluto dare questo segnale anche di comunità del Dipartimento. E è una partecipazione importante perché tantissimi docenti, personale tecnico amministrativo e anche rappresentanti dei studenti, dottorandi hanno aderito. Quindi sono veramente contento di questa serata che è beneficenza, ma si dà e si riceve molto di più. Professore, che direzione intende essere la sua per questo triennio? Adesso siamo proprio agli inizi, quindi credo che sia entrato proprio in funzione a novembre, quindi insomma, pochissime settimane. Ecco, facciamo finta che siamo già fra 3 anni, quali risultati vorrebbe aver raggiunto? Intanto, i nostri corsi di laurea vanno riformati in qualche modo, migliorandoli anche nel collegamento col mondo esterno. Poi occorre un'interazione maggiore col mondo delle imprese e delle professioni, in un'ottica in cui i dipartimenti sono parte di un ateneo. Quindi occorre muoversi in collaborazione e cooperazione fra i dipartimenti, nell'ateneo, sul territorio e anche a livello nazionale e internazionale. Insomma, il Dipartimento di Economia voglio che divenga più visibile nelle tante cose che già fa, in termini di ricerca, didattica, terza missione, e di quelle che magari si riescono ad aggiungere. E questa è una piccola occasione per far conoscere un pochino meglio il Dipartimento di Economia. Senta, il Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia, quanti studenti ha Diciamo complessivamente? che viaggiamo tra i 2.500 verso i 3.000 studenti, siamo circa 70 docenti, una quindicina di personale tecnico amministrativo e quindi è un dipartimento di medio-grande dimensione e che vuole svilupparsi ancora. Abbiamo delle criticità sulle nostre magistrali, le vogliamo rilanciare, ripeto, attraendo anche laureati triennali altrove, oltre che mantenere il nostro triennio che è il punto di forza. Anche quest'anno, al primo anno del triennio, abbiamo 530 iscritti, come negli anni precedenti. Professore, parlando di economia, lei è ordinario di politica economica, come la vede il 2023 per l'Italia? Allora, intanto, nonostante i proclami preelettorali, com'era prevedibile per molti versi, l'hanno fatti anche altre coalizioni in passato, poi alla prova dei fatti anche questo governo sui conti pubblici si mostra più prudente di quanto dichiarato a priori, ma in realtà il partito prevalente aveva già mostrato segnali di moderazione già prima delle elezioni. Il fatto è che la realtà è dura e è in peggioramento perché si va verso una stagnazione e recessione e ancora non eravamo neanche risaliti dalla grande recessione del 2009, è arrivata la recessione pandemica, quindi l'Italia continua a essere inserita in un contesto di declino che è europeo nel contesto globale. Però ci sono tante forze che debbono essere sviluppate in termini di sostenibilità sul debito pubblico, che è uno degli aspetti critici, non l'unico. Molto dipenderà anche dalla Banca Centrale Europea sulla crescita economica. È chiaro che delle novità serviranno, ma lo spazio fiscale è sempre limitato. Occorrerà sprigionare tutte le energie che ci sono. Noi nel nostro piccolo, come Dipartimento di Economia, vogliamo mettere a disposizione del territorio, anche a livello nazionale e internazionale, le nostre competenze, più di quanto ancora stiamo facendo. È un contributo piccolo, ma le università devono essere utilizzate al massimo del loro potenziale, dalle istituzioni. Cos'è che va e cosa non va nelle università italiane in generale? Ma ci sono molti aspetti di criticità. In realtà l'aspetto formativo è molto positivo. I nostri laureati poi hanno successo quando vanno altrove e quando vanno in altri paesi. Il territorio e il mondo produttivo li utilizza solo in parte. Però anche noi come università, come Dipartimento di Economia, dobbiamo fare di più per migliorare la capacità di continuare ad apprendere dei nostri laureati. Quindi anche con competenze trasversali. E capacità che vanno oltre le competenze specifiche acquisite durante il percorso di studi. Insomma, il mondo delle imprese e delle professioni ci chiede dei laureati che sappiano rimanere nel tempo al passo con i tempi e quindi continuando ad accumulare capitale umano, che non avviene
solo con l'istruzione scolastica o universitaria, ma si protrae ormai da tanti anni, e così da sempre, potremmo dire in qualche misura, durante tutto l'arco della vita. Professore, ma questa è la prima cena di beneficenza o ce ne erano state altre nel passato? Credo sia la prima, però siccome avrò a cena ospiti anche i presidi del passato, direttori più recenti, chiederò anche a loro. Per mia memoria dovrebbe essere la prima, ma è la prima di una, spero, lunga serie, perché è un modo, diciamo, anche utile a persone meno fortunate di altre parti del mondo per dare appunto un piccolo contributo di opportunità anche a loro attraverso questa associazione che molto gentilmente ci dona questi cibi di questa sera. Professore, tornando alla politica economica, la BCE secondo lei i prossimi passi quali saranno, sia in termini di tassi sia in termini, diciamo, più generali di politica monetaria? Sui tassi proseguirà ancora, vedremo a che ritmo, la risalita dei tassi di interesse nominali ufficiali, che peraltro corrispondono ancora a tassi di interesse reali molto negativi, visto che l'inflazione è ormai oltre il 10%. L'aspetto critico rimane quando comincerà la riduzione del valore dell'attivo e quindi comincerà a non riacquistare i titoli di debito pubblico, ma questo comunque avverrà gradualmente. Ricordiamoci comunque sempre che la politica monetaria può evitare scenari, si dice, di tipo catastrofico, tipo crisi sui debiti sovrani, ma poco o pochissimo può fare per risollevare l'economia reale. Quindi occorre, ripeto, come Italia e anche come territorio Umbria, sprigionare tutte le energie che ci sono, sia a livello di politiche, quindi anche di bilancio, quella nazionale, c'è il Next Generation EU, il PNRR che deve essere ancora attuato, occorre fronteggiare una crisi, un ulteriore shock sul fronte dell'energia che è iniziato prima dell'invasione russa in Ucraina, ma che ancora si protrae, insomma ci sono tante criticità. Ognuno nel proprio ruolo deve cercare di dare il suo meglio, consapevole che si contribuisce a un qualcosa in cui il risultato diventa veramente importante se tutti collaborano nella giusta direzione. Senta, parliamo di mi ha colpito i dati di uno Stato, la Gran Bretagna, diciamo nel dopo Brexit, che sembra che non se la passi molto bene, inflazione 11%, sarebbe nel 2023, ho visto, è previsto un meno 1,3% del PIL, quindi uno, insomma, dei peggiori in Europa, e anche l'intensità, diciamo così, dell'interscambio commerciale è scesa del 15%. Hanno sbagliato tutto gli inglesi? Beh, quello che l'uscita dall'Unione Europea, che è una cosa diversa dall'uscita dall'Eurozona, molto più complicata da realizzare, che fosse un errore, molti l'hanno detto, anch'io, anche in anticipo. Peraltro i singoli paesi, il Regno Unito compreso, ma vale anche per i paesi di dimensioni un po' più piccole, eccetera, ma anche per l'Italia, che è una dimensione medio-grande nell'Eurozona, rimanere isolati rispetto al contesto di integrazione europea vuol dire arretrare ulteriormente come peso politico, oltre che economico, nel contesto internazionale. Peraltro, va detto, purtroppo ancora i singoli paesi europei, anche dell'Unione Europea, continuano a muoversi troppo isolatamente, quindi ognuno cercando di portare a casa il proprio tornaconto, il proprio sovranismo specifico, con un atteggiamento un po' miope, perché i colossi, Cina soprattutto, che è in forte ascesa, Stati Uniti e altri paesi emergenti, oramai pesano tanto, e interlocutori piccoli come singoli paesi, come anche l'Italia, nel contesto globale già contano poco, e se rimangono a questo livello di peso, anziché andare a un livello più complessivo europeo, conteranno sempre meno nel futuro. Sai, professore, un'ultima domanda, ma gli studenti in questi anni come sono cambiati, se sono cambiati? Io ho la fortuna di insegnare su due dipartimenti, al Dipartimento di Economia, due insegnamenti, un al triennio, uno alla magistrale, e anche al Dipartimento di Scienze Politiche. A me gli studenti mi sono piaciuti in tutte le varie fasi, ormai sono diciamo un quarto di secolo abbondante che svolgo questa attività di docente universitario. E nel mio caso rimangono sempre molto attivi, magari possono aver avuto un'evoluzione nell'essere un po' più pragmatici, concreti e meno magari ideologici, come potevano essere ancora in qualche misura, in parte, 20-25 anni fa. Però devo dire che insegnando una disciplina che evolve anche rapidamente in alcune fasi, come l'azione delle banche centrali, dei governi ai vari livelli, cerco di mantenere sempre l'attenzione su quello che va succedendo, pur ricordando
gli accadimenti storici principali e naturalmente le teorie su cui si poggiano le principali visioni macroeconomiche. Grazie al professor Signorelli, che è direttore del Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia, è entrato in funzione, era stato eletto qualche mese fa, ma a novembre, quindi tanti auguri per questo prossimo triennio. Grazie mille. Grazie.